Ciao raga. Ciao ciao ciao. Pronti? Mi sentite? Tutto a posto raga? Tutto bene, volumi, tutto ok? Che mi dite? Mi sentite tutto bene, tutto ok, eh? O ci sono problemi di audio? Ditemi un po'. Buonasera, buonasera a tutti innanzitutto. Ciao Sacco, buonasera. Calci e schiaffi. Forse un po' alto, io ce l'ho un po' alto in cuffia, non so voi, eh. Però io il volume del gioco ce l'ho un po' altino, ragazzi. Un classico di picchiaduro, esatto. Capcom 1989, pensate ragazzi, già quasi 30 anni sto gioco e è sempre un gioco attuale che io gioco sempre veramente molto molto volentieri. Allora, un classico di picchiatura a scorrimento. Camera non c'è. Allora, controlliamo qua. Alex. Ah, ecco, è Alex che mi stava a scrivere. Allora ragazzi, tutto bene? Come è andato sto giovedì? Sto giovedì di fine maggio, come è andato? È andato bene? Ci sono stati problemi? Oppure insomma è andato tutto a posto? Mazzate, meniamo le mani. Allora, io direi di andare a cominciare. Mazzate di morte. Direi di andare a cominciare, di non indugiare alquanto ragazzi, perché tanto è un gioco che per finirlo ci vuole un po'. Vogliamo vedere, esatto, Cinnaro, lo so, è vero, però ho messo la versione italiana, ICI italiana, europea. Tra Final Fight e Double Dragon, questa qui è una domanda difficile, molto molto difficile mi stai facendo, eh? Me la stai facendo dura, non lo so, quello che dico male ragazzi, perché c'ho una infatuazione. Tanto lavoro, ciao Xenon, ciao. Nebbia in Valpadana e cambi gli altri mari, esatto, pure qua è stato bel tempo oggi. Dicevo, io ho un'infatuazione per quanto riguarda Double Dragon, quindi per me rimane comunque uno delle pietre miliari proprio. Streets of Rage 2, ecco Logan, ciao. Esatto, quindi non mi pronuncio nemmeno io, infatti Logan dice io non mi pronuncio, ne dico un altro, dico il terzo, la terza opzione scegliamo, via. Anche perché a me piace un sacco anche Vendetta, Cadillacs and Dinosaurs, insomma, un sacco di altri titoli pure, insomma, che hanno fatto comunque la storia di questo genere. Purtroppo che sia un genere morto, quasi morto, escono ogni tanto. Ciao XGauchix, ciao. Esce ogni tanto un gioco, insomma, però. Comunque diciamo che in sé per sé è un genere che sta morendo, è morto, insomma, con le nuove console, con le console nuova generazione, eccetera, eccetera. Qui parliamo del 1989, quindi è 29 anni fa, e la Capcom esce con questo grande, grandissimo titolo. Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Ciao Prisca, ciao, ciao. Buonasera, i Minji sta tutti di là. Guarda, l'ho chiusi tutti là perché se no continuava a venire qua e con tutto un continuo. Poi la sera me li metto anche qua. Allora, io direi di andare a mettere un bel creditone, di non pensarci tanto. Il mio preferito comunque è Dungeons & Dragons Shadow of Mystara. Lo so, gran titolo. Allora, tutti penseranno che io scelgo Agar, e allora scelgo Agar. Forza, siamo gli Slum, o gli Slam. Ah, Punisher, pure The Punisher abbiamo fatto, no? Allora, cominciamo a fare un po' di pulizia per le strade, perché c'è la Mad Gear, praticamente, che sta mettendo a ferro e fuoco le strade della città di Metro City. Il nostro bel sindaco Agar, insomma, ex sindaco. Ciao Pedras, buonasera, buonasera. Grande, spaccamogli subito le ossa. Ma mi pare che muore troppo facilmente loro. Che c'è? Che opia? Una versione easy. Sì, lo so, Logan, infatti sì, è vero, c'hai ragione, assolutamente. I Simpson, ragazzi. Non lo so, infatti, non l'ho guardato, sinceramente no, io non l'ho toccato, i Switch, può darsi pure che l'avevo, sì,
settati in occasione un'altra partita e rimasti così. Non lo so. Allora, andiamo un po'. Eccoli qua, i testo. Vai, i gemelloni. No. Non lo so, sacco. Adesso dopo ci voglio guardare. Però ti dico, io non l'ho... Ah. Grande, questa mi è piaciuta un sacco. Grande. No! Che te piglia un colpo. Niente da fare. Volevo prenderla su. Torniamo in superficie dopo aver fatto sta scorribanda. No, no, non è vero, non è vero. Che sono diventato forte. Basi, buonasera, ciao. Assolutamente. Dopo, quando c'è un attimo di calma, eccolo qua. Quando c'è un attimo di calma, andiamo a vedere. Dai, che lui adesso fa finta di menarmi e dando, e poi se... Si rifugia a sedella e va a chiamare i suoi. Eccolo qua, e chiama i suoi scagnozzi. Eccoli. Orca Eva, che botta. Guarda che testa di gattolo che è stato. Posto, mettiamo pausa. Mettiamo pausa. Posto. Gatti. Allora, aspettate un attimo che... Allora, chi arriva? Oh, è arrivato anche il Retrobide! Ciao, ciao! Carissimo, buonasera, buonasera a te! Occhio, lui me ne ha sempre stucato... Quanti è? Lui me ne ha sempre stucalcio, ragazzi! Damn, che gli piasse un colpo! Ho fatto anche la super mossa! Grande! E niente, niente. Dai, mori. E morze. Eccoci qua. Allora. Passiamo avanti. Ui, osteria, che dura, eh. Stasera è dura qua, eh. C'è un livello... Allora, tante volte si dice, no? Un picchiaduro che non c'è un livello che è metropolitana e un livello che c'è stai punk, da menà. Cioè, è proprio statistico. Vittorio Rivecchi, ciao carissimo. Te guarda questa se non mi vuole fare un cazzà stasera, eh. Oh, a chi l'ho tirato? Ecco Rondorri qua dietro. Junior, Rondorri Junior questo. Dammi una cortellata, vai Rondorri, su. Ciao Francesca, eccola. Ciao, ciao. Eh sì ragazzi, se parliamo degli 89. Super graficona, sì. Forza che è quasi schiattato. Andiamo. Andrea De Giant, esatto. Allora, con la metropolitana in corsa, via. Vai. Wow, che botta che mi ha dato. Porca Eva. Niente. Il buon Agar mi sa che ne piglia stasera, eh. Me l'ha levato. M'ha levato. Grande. Come si chiama? Spacca cervello, come si chiama? A lui gli avevamo menato prima fuori dalla metropolitana. Niente, mi ha ammazzato. Porca aveva. Vai. Morse anche lui. Grande. E la madonna quanti gliene sto da, ragazzi. Come si fa? Quello. Spacca, io lo chiamo lo spacca cervello. Perché sul catch lo chiamavano lo spacca cervello, no? Quello che stava su Italia 7.
Allora, ah, niente, l'energia ce l'abbiamo. Vai. Ciao, ciao, mannaia, buonasera. Orco. Niente, coltellata presa, non ce n'è per nessuno, ragazzi. Allora, dalla presa premi salto e quando sei in cima premi il colpo, ok. Oh, mi sta a menare, ragazzi, in una maniera che c'ha quasi dell'incredibile, lo è. È tre volte che gli veniamo a Andor e lui continua a venire a rompere scatole. Vai. Porca Eva, quando mi viene contro così. Me lamentavo che era troppo facile, sì, ah, è vero, è vero. Allora, mo mazzarlo, forza. Questo, ragazzi, il meglio di sé sicuramente lo dà in due, infatti lo giocherò prima o poi in due con il mio dirimpettaio. Ciao Renny, ciao. Grande sciavolata, come dice su. Ciao. Porca Eva. Questa niente, mi ha ammazzato. Niente, niente, niente. Oh, piasse in colpo, ragazzi. Loro è veramente indemoniati. Ciao. Cioè, non mi fa muove. Ma ha messo a spigolo, ragazzi, non mi fa muove. Vai. Allora, con la presa. Lo so, 15 volte lo so che perdo vita, infatti ci stavo attenti, ma. Graficona, infatti, X-Gouch, graficossima questa è. Allora, famo la presa. Niente, ne viene fuori. 1 e 5 ne viene fuori. Volevo provare a fare quella presa, salto. Ui. No, questa è... che lo... Niente, sto sprecando praticamente tutte le... Ah, oh, le super mosse. Ciao, Ventom, ciao. Niente. Oh, credito. Vai, abbiamo a lui. Forza con Guy, vediamo un po'. Lui dà senza questi cazzottoni che dà. Infatti quello volevo provare. Grande. Via, via. Non gliel'ho fatta, non gliel'ho fatta. Ho sbagliato io. Continuiamo. Dai, fammi te chiappa. Va. Che te piasse un colpo, Simons. Ok. Spacchiamo tutto. Grande, con un calcio volante. Adesso qui, ragazzi, mi massacra, eh. Questo già se spadone. Immediatamente mannato il creatore. Che è un po' Jenna Bliskin sulla scena del film 1997 fuori da New York, eh? Vai, Sodom è in gran testa di cavolo, ragazzi, eh? Vai. Porca Eva. Questo pensate che stava sulla sala giochi sotto casa, ragazzi. Non gli si faceva giocarci, non gli si faceva una sera che te mettevi lì. C'era sempre da fare a fila, sempre. Niente, mi ha ammazzato. Porca Eva. Guarda che roba, ragazzi. Niente, morto per l'ennesima volta. Vai, abbiamo a Cody. Grande. Non ci avevo preso. Round 2, Claire.
Vai. Oh. Vai. Non mi va, lo so che volevo andare dall'altra parte. Eccolo. Non gliela fu più. Spacco tutto, ma non gliel'ho fatta. Time over, vaffanculo. Ah, niente, niente. The Atlantic Ocean. Andiamo dall'altra parte, via. Più in alto. Sempre più in alto con grappapocchino. Eccolo qua. Qua, questo del livello, ragazzi, è impestato dei nemici, eh. Ormai lo so a memoria, purtroppo, anche se non so bravo a giocarci, ma... Oh, e no, eh. Na madonna, quante arti, quante tanti, ragazzi. Andorre, prima era Andorre Junior, adesso Andorre Padre, Senior, e mi ammazzavo lo stesso. Ciao Pitox, buonasera, buonasera. Guarda la Madonzca. Grande coltellatona, spadatona, che è una katana questa? È istruttivo, vedi, impara lui, hai ragione Logan. Allora, andiamo al bar, andiamo a fare un po' di casino pure qua, abbiamo la vita. Quelli dietro aspetta, vedete, sta lì, dice io fo finta di niente, questi si ammazza a spadate, io fo finta di niente. Oh, porca Eva. Niente, niente da fare. Oh, ma che cazzo fa, mi fermo. Grande. Wow, doppia cortellata mi ha dato. Niente. Guarda lui con i capelli. Oh, questa mi chiappa, eh. Wow. Niente, non è proprio facile, ragazzi, eh. Sembra... E pensare che vedo gente su YouTube che lo finisce con credito. Boh, per me è cose veramente fuori di testa. Vai. Niente, pugnale perso. Chi ci aspetta adesso? Sono tutti fratelli e quindi figli di puttana. Ah, oh. Eccola, ce l'avevo provata quasi a fare. Invece no, l'ha fatta lui. Visto, me l'ha fatta lui. L'ha fatta prima lui. Torniamo con Cody, via. Vai, così ragazzi, li picchio. Troppo facile, via. Niente, niente. Con l'arma così lo picchiati con grande, grande facilità, semplicità, diciamo così, dai. Yeah! Wow! Porca Eva! Porca puttana! Poi sono ragazzi, se è un uomo o una donna io non lo so, però è un gran testa di cavolo. Dalla voce ha fatto un po'. Porca Eva, picchiati con acio. Vediamo la vita perché serve. Eh no.
Oh, eccolo! No! Guarda chi l'avevo fatto a chiappallo. Proviamoci. Vieni a te. Siamo arrivati nello slargo. Eccolo qua, eccolo qua. Oh, una madonna che bastonate. Niente. Ciao Andrea, ciao, buonasera, buonasera. Lo so, se ci rio. Orco! Vai con Aggar, via. No! Fuggi la dona. Magna parecchio, Andrea, mi raccomando che ti siete pronto per domani, eh. Che te piglia? Sì, ce l'ha un po' del bad, sì. Niente da fare. Una bastonata e mi ha ammazzato immediatamente. Che te pigliasse un colpo, guardalo! Dai, mori. Grande, grande, grande. Allora, andiamo un po'. Insomma. Porca puttana. Eccola. Non gliel'ho fatta. Beh, guarda, ci avevo pensato. Che no, niente. Ci avevo pensato, Francesca, di farla. Poi dopo, per una cosa o per un'altra, l'ho sempre abbandonata. No, non è un clone di Final Fight. È Final Fight, proprio lui è. E niente. No, no, gioco pure con qualcosa un po' più nuovo, insomma. Non solo. Marco, e guarda, nel senso che al prezzo che è uscito all'inizio proprio, secondo me, era troppo. Però è un gioco che c'ha qualche spunto. I moscioli sono le cozze, Francesca, i moscioli nel dialetto marchigiano sono le cozze. Le cozze, i muscoli, non so come li chiami te. Ciao Luigi Matteo, ciao carissimo. Luigi c'è sempre, eh? Facebook, Twitter, diavoli, bestie, Twitch, lo trovo sempre. No, che vongole! È quelle nere, no? Quelle nere che si apre, Francesca. Il midile ignoto, sì, esatto. Esatto, sì, però dicevo la famiglia comunque è quella. Porca Eva. Ciao. Ciao Zeciaki, ciao. Appena, ho appena parlato mi ha ammazzato immediatamente. Mi ha seccato del bastonate. Vai con Guy, vediamo, vediamo. O Gui, non so. Grazie Luigi. Occhio. Occhio. Lo so, ti dico Marco, e come si chiama il gioco che esce all'inizio, no? Ciao Astaroth, ciao, ciao, buonasera. E però secondo me è un gioco che merita, no? Ci sono gli spunti interessanti, poi chiaramente con tutte le musiche e le ambientazioni dei film del grande Vlad e Terence, insomma, merita. Merita davvero.
Andrea, mangia poco, mi raccomando, poco. Il giusto, anzi, il giusto. Allora, in tutti i picchiaduro che si rispetti c'è sempre una sezione nell'ascensore, sempre, eh? È come quando primo il picchiaduro che devi menare i punk, e nello stesso modo c'è sempre occhio. Ah! Grande, occhio, pigliamoci un'arma, dagli una sfiaccola, occhio! E niente, niente, niente. Occhio, orca Eva, Andrei, gli levo la domanda con tutte le cose che si è mangiato. Non mangiare quelle crude, però, Andrei, almeno quelle crude ne mangiare, dai. Mamma mia, quante me ne sta da. Guarda sta stronza dei Poison. Eccolo, eccolo, eccolo. Questo è lui, è il sergente dei Green Beret. Vai, accoltellalo. Con violenza, accoltelliamolo. Oh! Ah, niente, mi ha ammazzato, eh. Mi ha menato. La prossima volta mi ammazza. Eccola qua. Oh, signore Rolento, potessi morire ammazzato te e chi te ci ha messo. Occhio alle bombe. Occhio, occhio. Buoni tanto. A parte i spaghetti buoni con tutto, mi sa, eh. Oh, non gli sto acchiappà. Chissà se gliela farò dare una botta a Rolento. Molto, molto. Che te pigliasse sonno stasera? Oh, eccolo. Vai, chiapparo. Morto. Mori, mori, Rolento. Si è suicidato, si è immolato per la causa, ragazzi. Bonus stage, break the glass, come la canzone dei Suicide Machine. Oh! Come cazzo si fa? Cazzarola! Ciao Luke! Aspetta che non gliela fa rompere sti cazzi con questi specchi, vaffan... E niente. Ah, signore... centrale, infatti l'ho capito dopo quando avevo praticamente finito. Niente, non ci ho chiappato, pure stasera ho fatto sta figuraccia, forza. Fammene chiappa uno. No, oh, mi sto finito tutta la vita a fare super mossa. Porca miseria. Morto, morto. Ci abbiamo un'altra vita, però. Magari fosse nella realtà, eh. Te mazza, c'è un'altra vita. Cominciamo da capo. E non ce l'ho, stasera non sono passato a fare spesa. Stasera non ce l'ho. Eccolo. Ciao, ciao. Versione censurata, versione europea questa. Wow! Assolutamente, assolutamente, Marco. Vai con Hangar, forza! Hangaroni! Grande!
C'ho l'arcade stick, ragazzi, che chiede pietà ancora, eh. C'è delle differenze tra quella censurata. No, censurata, c'è la versione originale giapponese che è diversa. Da noi ci è arrivata una versione, come sempre, rivisitata e rivista e corretta, no? Come si dice sempre. Tanto. Ah, oh. E niente, ma tocca a farla adesso, eh. Praticamente mi sembra che nella intro. Ciao Ready Player, ciao, porco grande. Abbiamo un po' di vita, una bella bevuta, grande. Punti, ok. Un diamante che è per sempre, lo prendo. Esatto, nella intro non si vede. Ah, oh, in due. Andor e Andor Junior, tutti e due. Nini, Coco e Kakemugazzo praticamente è. Grande. Kenny, sto dando sfogo a tutta la mia animalesca, la mia cosa animalesca, come si dice. Io scriverei. Ah, oh, niente. Nel titolo della diretta sta scritto Bitman Brothers. No, aggiorna la pagina, aggiorna. Fallout World Fan. Fallout, scusa, ho letto male. Aggiorna l'app. Oh, non so se stai da PC o da. Ah, oh. Dovrebbe essere scritto Final Fight, adesso non lo so. Guarda, ci vado a vedere. Ci vado a vedere molto volentieri perché me l'hai fatto. No, Live Arcade Final Fight c'è scritto, no? Aggiorna la finestra dell'app, può darsi che. Non lo so. Twitch ogni tanto i fa, si scherzi. Almeno. Boh, non lo dico, non dico niente. Guarda Marco, l'arcade stick veramente mi sta chiedendo pietà. Guarda i poison che c'è, oh. Grande cortellata. Hollywood, levate un po'. Grande. Ah, che carcio, che madotto. Occhio. Eh no. No, perché ho sprecato? Guarda, la occhiappa. Una volta che l'avevo fatta, Logan, l'avevo fatta, boia di Mao. Porco pestato. Credito. Vai. Niente. Chest Fly ogni tanto mi scappa con sti titoli. Oh, io. Sì, lo so, infatti ormai l'emulazione ha fatto passi da gigante, insomma, però a me quanto mi fa incazzare loro che me ne intacchi a spillo, mi fa incazzare come una bestia. Tu stronzo, sta stronza, non si è capito, sei nomo, una donna, nomo. Grande, sei ipnotizzato. Un salutone, dimmi il nome che lo salutiamo, a parte 3 anni non credo che mi capisca. Allora, un salutone a te che ci stai guardando. Ciao Alberto, ciao. È una donna trans, esatto, vedi. Francesca sa meglio di me. Uomo e donna. Grande. Io gli sto a menare vicino ai gessi, ragazzi, eh. Antonio, ciao Antonio! Ciao, saluto a te e a papà! O a babbo! Io la mia ce n'ha 19, non mi ricordo a 3 se mi capito, no? Un salutone a te e a papà Antonio, ciao!
Su Poison c'è tutta una letteratura dietro, quindi a seconda sul sito ufficiale dice una cosa, su Wikipedia ne dice un'altra, su com'è che si chiama, su Arcade Database ne dice un'altra, insomma c'è molte molte, anche su GamesFAQs c'è praticamente qualcosa della storia. Occhio, ah, ecco, bisogna qua, lo risolvevo col mossone. Ah, oh. Mi metto in postura, ragazzi, che mi fa male la schiena, eh. Mamma mia, chi? Ragazzi, è 4 alla volta a chi bisogna ammenare, eh. Pigliamoci questa collana, così facciamo la fine dei poison, fine. Ah, oh, via, 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 levati. Eccola. Qua mi chiappa. Qui c'è un gran culo, raga, eh. Grande. Oh, yeah! Vai, l'arcade stick, ragazzi, sta implorando pietà stasera. Grande. Menaglie. Oh. Grande tiro. Forza Slash. Mo' me ne ho pure Slash stasera, raga, eh. Ha toccato un po' tutti. Eccolo qua il cagnolino, un loop. Ah, che te pia un colpo. Qua è incrociati praticamente, ma direi due cortellate incrociate. Vaffanculo. Vai, vai con codi che ci siamo i pugnali. Grande. Toh. Codi solo per i pugnali, dai. Tanto non è potuto durare 6 giorni a menaglie, eh. No, ma ti dico, i deep switch non lo toccai proprio, quindi è porco. Vai. Aspetta, ne abbiamo uno nuovo, piglia un coltello nuovo, vai. Camiseria, ragazzi, coltellatone stasera. Questa è la serata delle cortellate con la R, cortellate. Io lo scriverei anche tutti quanti in chat, la serata delle cortellate. Seratona delle cortellate. Aspetta, eh. Botta cortellate, esatto, con la R. Proprio questo in dialetto proprio totale marchigiano, i cortellate. Che mi dici? Avevi fatto una diretta su PC? Sì. Su The Chaos Engine, però praticamente Twitch martedì sera c'aveva un sacco di problemi, mi continuava a laggare, mi sbatteva fuori, quindi se abbiamo finito tutto quanto a tarallucce e vino e siamo andati a giocare a Gorillaz praticamente. La statua della libertà, insomma, gli americani dice che è la statua della libertà, po', l'oro della libertà, e tanto fautori, ma mi pare che può, eh? Vabbè, non c'è, dilungammo in discorsi che non servono a niente e a nessuno. Vai Slash, oh, Abigail Watson. È vero, retro, è vero, i medallari si è sempre da menaglie. Cioè, i punk, i metallari, i trans, i cani pure c'è sempre sui. Eccolo! Sui picchiaduro o qualche altro animalaccio.
po' fino a 3 qua c'è una scena punk, c'era, adesso ormai però c'era una scena punk abbastanza importante, insomma, quindi ciao Ridum, ciao, ciao. Porca Eva, che botta che ci ha dato. Domani ragazzi lavorate tutti, sì. Ragazzi, scusate. Esatto, Francesca, punk, medallari, sadomaso, bestie rare. E chi più ne ha, più ne mette, più ne picchi. Domani al lavoro, eh sì, sì, sì. Poi domani è pure una giornata lunga, eh. Domani è pure una giornata... no, perché spreco sempre sta mossa per... Abigail, mo io ce lo scriverei, un hashtag Abigail di rotto i coglioni. Scritto proprio così, Abigail, hai rotto i coglioni. Che... ah, oh, grazie, grazie, Redros. Sì, sì, sì. Ne ho fatte diverse. Al momento sono... oh, mi dispiace, ma spero non sia niente... ah, oh. Coco, spero che non sia niente di grave, insomma. Non è che mi dispiace che stai a casa da lavoro, mi dispiace se ti sei fatto male, eh. Lo so, so. Vittorio, domani è una giornataccia, lo so. Guarda, il venerdì, ultimamente sei uno di già, domani è venerdì, almeno... invece io il venerdì, ragazzi, è sempre i giorni peggio, un periodo. Sempre i giorni che c'hai più casini, che c'hai più... cose da fare, clienti che ti rompe le scatole, questo e quest'altro. Mamma mia, mi ha fatto smattì, mi ha fatto. Uptown! Forza che siamo nell'Uptown, ragazzi, siamo arrivati, eh. Oh, anche lungo come gioco, perché insomma è... ma mo adesso gliela famo, noi gliela fa sta mossa. Mai guidato un doppio in vita mia. E vabbè, c'è sempre una prima volta, Francesca, tanto. C'è sempre una prima volta per tutto, quindi... domani sarà il tuo... au! Il tuo primo giorno in Doblò. Grande tiro. Au! Porca Eva. Loro è stronzi. Loro è... mi fai fare una cosa? Fammi fare un salvataggio. Visto mai che mi sbaglio... mi sbaglio, schiaccio il tasto sbagliato, non continuo, mi tocca cominciare da capo. Gianluca, ciao, 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 buonasera, buonasera a tutti e buonasera pure a te, carissimo. Sì, 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 l'ho giocato, l'ho anche recensito Iridium. Sul canale YouTube l'ho anche recensito Burning Fight, perché tanto, tanti mi avevano criticato perché dice, ah cazzo, fai solo giochi belli, fai anche sulla pagina Facebook, no? Tanti mi dice, ma metti solo giochi belli, parli solo dei giochi belli, ne parli sempre bene. Non è vero, non è vero. Burning Fight è un titolo per Neo Geo, appunto, su Neo Geo, au, che è un picchiaduro a scorrimento tipo questo, insomma, c'ha dei limiti sicuramente, però, mamma mia, non ci capisco più niente, tutti di loro, wow, quanti cazzo era? E c'ha anche qualche spunto interessante Burning Fight, non te dico, no? Au. Però, insomma, sicuramente si è visto di meglio, eh. Se volete provare un picchiaduro, ragazzi, diverso, tra virgolette, sempre da sala giochi. Un picchiaduro da sala giochi diverso, che insomma, che non è i soliti 10 che si giocava sempre. Provate questo, si chiama Talk Turf della Sega. Sega, mi pare. Che ci sono questi due tipi praticamente che in giacca e cravatta, in camicia bianca, anzi, in camicia bianca. E vanno a picchiare per le strade. È un picchiaduro diverso, insomma, dai soliti schemi, via, dai soliti 4. Si chiama Talk Turf. Andatelo a provare, ragazzi, perché io l'ho giocato, sinceramente a me mi è piaciuto. Anche, ecco, vi dico, per questo motivo che comunque si discosta un po' dai soliti picchiaduro a cui siamo abituati, diciamo, no? Oppure semplicemente perché è uno dei pochi picchiaduro che non era molto diffuso all'epoca. E quindi si lascia giocare perché è anche una novità, no?
A me piace anche. Eh no, porca del diavola. Vega Dirk Snyder, lo so, lo so, lo so, è uno dei grandi capisaldi della storia di picchiaduro. Tanti. Gianluca, per finire Final Fight in sala giochi ce ne voleva tanti. Te mettevi lì un bel sabato pomeriggio. No, non volevo più a lui. È scritto Toug con l'H, Turf o Torf, non mi ricordo, adesso dopo te lo dico. Della Sega. Mi pare che Sega, adesso non dico una cazzata. Ardecheri. Vabbè, Cadillacs e Dinosauro sicuramente è uscito anche un paio d'anni dopo, se non sbaglio il 93 mi pare, quindi comunque sia, c'era già, è come Double Dragon, no? Che tanti dice sì, ma esatto, Toug, Turf, perché ho detto io Turf, e non è male, non è male, provatelo perché a me mi piace, come gioco, e ti dico, è diverso. Poi c'era pure, non so se avete visto mai, sempre il picchiaduro, c'era, niente, mi ha ammazzato. C'era, aspetta un attimo, c'era pure, ragazzi, se non so se vi ricordate, un gioco, a parte, vabbè, prima stavo dicendo POV Prisoner of War della SNK. Ah, ok, dopo dimmi com'è, Ready, dimmi come, se ti è piaciuto. Della SNK, praticamente, Prisoner of War, pure che è un picchiaduro, chiamiamolo, anche se le mosse un po' limitate, però in tempo di guerra, diciamo che devi scappare da sto campo di prigionia. Quindi andate a vedere anche Prisoner of War, POV, scritto P.O.V. Captain Commando, vabbè, pure a me piace un sacco. Però volevo dire, tra i giochi assurdi dei picchiaduro, sempre a scorrimento, c'è un gioco che è stato fatto dalla Italia. Ciao Brunzo, buonasera, buonasera. Ok, dicevo, c'è un gioco fatto, sviluppato dalla, no, dalla Italian Device, se non mi sbaglio, e quindi che c'è anche la mano italiana praticamente, che si chiama Moog Smasher. Andate a cercare pure quello, perché quello non è bello, insomma, capiamoci. Però uno che non l'aveva mai visto, Moog, è scritto proprio MUG, Moog Smasher. Non so se addirittura si tratti di un gioco che è stato pubblicato, non so se solo in Italia, comunque in Europa qualcuno l'ha giocato. L'ha posseduto, insomma. Allora, Mutation Nation, lo hai giocato? È tra i più strambi mai creati. Quale? Ah, Giochito, bellissimo, bellissimo. Pure. Ciao Ken, buonasera, buonasera. Buonasera a te. Mutation Nation, sì, lo so, lo conosco, Mutation Nation SNK. Della SNK, eh? Moog Smasher, provalo, 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 perché insomma è piantato, voglio dire. Vabbè, The Combat Rivers, ragazzi. Quello è The Combat Rivers, ma è della Technos Japan, se non sbaglio. Mazza, se era brutto. Vai. Dove siamo arrivati? Eccoli qua tutti e due. Poi ce n'è pure un altro della Capcom che è uscito tardi, intorno al 97-98. Eh sì, siamo quasi alla fine, il retro. Che è uscito, però adesso non mi ricordo come cavolo si chiama. Stranissimo, strano, strano. Oggi manca parte della ciurma. Black Panda, hai mai giocato ad Hero? Hero quale? Hero quello per Commodore 64, MSX, ColecoVision. Quel Hero, quello che devi andare a recuperare.
Eccolo, Battle Circuit. Esatto, grazie Pasi, non mi veniva. Bellissimo, se non sbaglio uscì intorno al 96-97 e in Europa chiaramente il 96-97 sale giochi già cominciavano, insomma, il lento ma inesorabile declino, quindi io non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto in sala giochi praticamente, Battle Circuit, Circuit, non so come si chiama. E però quello ragazzi è da riscoprire, è strambo, c'è stato dei personaggi assolutamente strambi. Andatevelo a vedere perché Battle Circuit è bello, è bello. Black Panda, assolutamente, sì, Hero, come no. L'ho recensito anche sul canale, un paio di volte sicuro, sicuro. Uno dei, sull'MSX era uno dei miei titoli di punta. Uno dei titoli di punta sull'MSX. E all'epoca chi è che non ci ha spesi, ragazzi, in sala giochi i soldi? Appunto, Coco, quello lì dico io. Quello, assolutamente... Armored Warriors, bello. Armored Warriors, ragazzi, è quello che c'è. Ok, ma mi sta ammazzando. È quello che poi praticamente crea nuovi pezzi. Non è quelli con i cosi, con i mech, i mecha, come cazzo si chiama? Spin Master, ho fatto la recensione e l'ho finito su una recensione solo. L'ho rifinito su YouTube con una recensione unica. Ah, niente. E praticamente, comunque ragazzi, dei giochi se uno vuole ce n'è a bizzeffe. Guarda, ogni volta io vado avanti, ogni volta mi fa la stessa cosa, eh. Fammici provare. Niente. Non gliel'ho fatta. No! Adesso che gliel'avevo fatta. No! Logan, gliel'avevo fatta, adesso mi sono sbagliato. Te chiedo scusa. Ardecchere. Se tinta i capelli, Roxy. Vai. Wow, che botta, guarda che botta. Domani mi arriva il 64 mini. È un bel giocattolino. Uno, chiaramente, io gioco anche l'originale. L'originale, ragazzi, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra storia. Però per uno che magari che non ce l'ha, chiaramente può rappresentare un buon... C'è il video di Dr. Game, esatto. Allora, un attimo che me la vuoi cuffia. A destra ragazzi che mi scoppia. Sto sudando, praticamente sudo. Sì, a me l'unica cosa, Francesca, che non mi piace, sai cos'è? È che praticamente non c'è la tastiera non è funzionante, quindi c'hai i tasti a video e te li devi andare a toccare, cioè è brutto per quello, capito? Ecco, tastiera, mi hai preceduto, mentre lo dicevo te lo scrivevi. E quindi per questo motivo, Rad Gravity, no. Ciao Super Vincenzo, eccolo. Rad Gravity no, non lo ricordo. Comunque ragazzi, io c'è un sacco di giochi che ho giocato e poi ho rimosso, quindi poi quando magari vedo una foto, un'immagine, una cosa, mi viene in mente, capito? Però dal nome non me lo ricordo. Super Vincenzo, stasera che grande gioco, eh? E retro non è che è negativa, però non è che è negativa, è che però che se uno già ha avuto il Commodore 64 veramente te fa cascare balle, chiaramente detto proprio in francese, perché non pensa che sia no dai, fammi era fa sta mossa, è dall'inizio che me l'ha detto, non era fa. Eccola, oh, quella lì dicevi, no? Capito, retro, dico per quello, perché tanto... Niente. Qui ragazzi siamo tanti, Guarda, io ti dico che io preferisco di gran lunga l'emulatore rispetto al 64 mini. Poi se c'è il tempo di attaccare quello vero, è un'altra cosa pure ancora, però...
Occhio! Ah! Niente. Niente. Qui, ragazzi, me ne sta da un sacco in asporta, come si dice dalle parti mie. Pigliamo a Cody. Accoltellala, vai. Voi quale versione del 64 già avete avuto, ragazzi? La prima, quella. Niente. Lui, ragazzi, in testa del cazzo della Madonna, eh. Per mazzarlo mi fa combatte. Sì, però c'era quella lì che era bianca. Praticamente la prima era color grigio, color quasi, sembrava quasi un giallognolo, no? Poi è uscita quella bianca e poi è uscita quella nuova con la tastiera, diciamo, un po' più larga, in stile Amiga. Io ci ho avuto la prima, quella marroncina, quella gialla, giallognola. Ken, mi sto sfogando. Il biscottone, esatto, proprio perché chiamato il biscottone, perché già aveva sto colore. Grande. Forza! No, no, non era ingiallito, è proprio che la prima versione era quella, poi hanno fatto la seconda con oh, che Madonna c'ha la palestra lui. C'è la mena pure un uomo in carrozzella, purtroppo sì, è brutto tanto, ragazzi. Veramente una cosa brutta. Mamma mia, che madonna. Eh no, ma mi pare che va acchiappato a me. Vai, a stronzoni. Io prima ci ho avuto anche il MSX retro, diciamo pure prima, no? Poi dopo che ho pigliato il 64 e niente. Vai, lo finiamo con Agar, se gliela fammo. Porca Eva, ragazzi. Con due botte, ragazzi, mi ammazzano. Eccolo qua. Sigaretta spenta. Round 6. Clear! Eccola qua che abbiamo ritrovato la figlia. Oh, father, I was so scared, avevo così tanta paura, mi pare che insomma ero così impaurita. I'm so glad to see they didn't hurt you. Madonna, che non t'ha fatto del male, sti stronzi. I'm so sorry, Jessica. E quindi siamo arrivati anche qua alla fine, ragazzi. In ordine 1.64 grigio MSX, con la amica. Ho avuto un BPS con soft di LG Professional e poi lavoro sono passato al PC, ma per me è uno scatolone di l'altro l'ho destro, lo so, lo so. Gliel'abbiamo fatta, ragazzi, pure stasera, dai, è stata dura pure stasera, però gliel'abbiamo fatta a finire anche Final Fight Capcom 1989, storia assoluta dei picchiaduro, ragazzi, storia assoluta dei picchiaduro. Siamo al termine, il padre, il figo, il figo lo sfigato, è vero, è vero, insomma, è vero, uno la potrebbe, guarda lei che cammina un po' tutta, Cody, che volevo fare? No, non si fa a cagnare, su, non ci semena, bella donna, guarda lei che tacco. Where are you going? How can just have un macello qua, ragazzi, scoppia l'amore, sboccia l'amore, anzi. I want to stay here with you, Jessica, but I can't. Not while Evil still stalks
the streets, capito? Lui dice: vorrei stare con te, ma Chianco è pieno di bestie rare, malefiche, e quindi io non posso, devo sacrificare anche il mio amore per te e devo andare a combattere il male per le strade, perché le strade sono piene di male. Eccola qua, siamo arrivati anche alla fine di questo grande gioco, ragazzi. Ci siamo divertiti. Quanto ci abbiamo messo? 1 ora e 10 minuti. Considerando i 10 minuti iniziali, praticamente, che quando lancio la live con le alias, esatto, quando lancio la live, e quindi diciamo, siamo riusciti ad arrivare alla fine anche per quello. L'ha picchiato con i calzoni con i risvolti. Esatto. Come si spone. Alex, questa è bellissima, veramente, veramente, veramente. Programmare lo specie era molto divertente, è vero, è vero, è vero. Io con l'MSX facevo dei gran programmi, avevo fatto parole crociate, avevo fatto un sacco di cose, insomma, mi ci divertivo non poco, non poco. E sul canale YouTube, ragazzi, adesso ve lo spoilero, ve faccio vedere perché ho fatto anche il Let's Compare di Final Fight. Adesso vediamo se lo trovo, ve lo metto. Vediamo, vediamo, vediamo. Se lo trovo. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Questo è il mio Let's Compare che ho fatto qualche tempo fa di Final Fight. Andatevelo a vedere perché, insomma, è un bel Let's Compare, insomma, è stato. Mi sono divertito un sacco a farlo, è stato comunque divertente, quindi andatevelo a vedere. Mai di fare. Allora, guarda, qui sfondi una porta aperta, Logan, perché volevo, stasera avevo deciso, anzi oggi avevo deciso di fare Mighty Final Fight proprio su NES. Poi dopo invece ho optato per fare questo, appunto, originale, perché insomma, mi gustava più a fare questo, mi piaceva più a fare questo, quindi ho deciso alla fine di fare il Final Fight, quello originale. Allora, raga, niente, qua intanto mi sta arrivando messaggi su messaggi, non capisco chi è. Quindi, niente, ragazzi, allora lo faremo sicuramente Mighty Final Fight, ve lo prometto perché lo faremo. Che volevo fare? Andiamo a letto, volete fare qualcos'altro? Che ora è? 10 e un quarto. Era una cosa che esisteva solo nei film come Wargame, ragazzi del computer, oppure. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. All'epoca per noi, insomma, abbiamo vissuto sta cosa, insomma, no? Allora, che volevamo fare? Vogliamo andare a letto, ragazzi? Gorillaz, no, Gorillaz. Lara Croft, no, per favore, no, perché l'ultima volta ero rimasto un castrato, non so se vi ricordate, ero rimasto un castrato su un diavolo bestia, praticamente, che non mi ricordo nemmeno dov'ero. Non mi ricordo proprio dove ero rimasto incastrato l'ultima volta. Allora, fatemi vedere dove eravamo.